Ben ritrovati al consueto appuntamento con Milano Capitale, il magazine di approfondimento sulla nostra città, firmato dalla redazione giornalistica di Milano Pavia TV. Tanti come sempre i temi della puntata di oggi. Andremo a scoprire alla Triennale l'omaggio che è stato tributato a Pietro Lingeri, grande architetto del razionalismo italiano e che oggi vede in mostra centinaia dei suoi progetti. Lingeri è stato uno degli esponenti più importanti dell'architettura italiana degli anni 30 e ha ridisegnato alcuni scorci simbolici della nostra città, da Corso Sempione fino al quartiere QT8. L'Università Statale e l'Ospedale San Paolo hanno unito le forze per creare una scuola di formazione in chirurgia robotica, un'eccellenza, la prima in Italia a nascere in una struttura pubblica che a un anno dalla sua creazione oggi traccia un primo bilancio. Negli ultimi 5 anni, Lamberto Bertolet si è seduto per 2 volte ogni settimana sulla poltrona più alta del Consiglio Comunale di Milano, dirigendo i lavori e calmando spesso gli animi. Alle ultime elezioni ha fatto il pieno di preferenze con oltre 2.500 voti. Noi siamo andati ad incontrarlo per capire cosa gli prospetta il futuro. Riapre al pubblico la Galleria del Futurismo del Museo del Novecento. La nostra Benedetta Maffioli ci accompagna in un viaggio attraverso le opere più importanti degli artisti di inizio del XX secolo. La riapertura segna di fatto la fine del percorso di rinnovamento del Museo di Piazza del Duomo, iniziato nel 2017. Aperto al pubblico dal 1 di ottobre la Galleria del Futurismo, ultima tappa del progetto di riallestimento del percorso del Museo del Novecento a 10 anni dalla sua apertura. Il salone al secondo piano si presenta così completamente rinnovato sia negli spazi che nel percorso espositivo, con nuovi capolavori provenienti da donazioni e dai depositi delle stesse raccolte civiche, in una sala delle colonne completamente ridisegnata e con una nuova illuminazione. Oggi finalmente possiamo ripresentare la grande galleria del futurismo nella purezza delle sue forme architettoniche, nella bellezza degli spazi che soprattutto rispettano le opere e danno una nuova visibilità e offrono un nuovo racconto al museo. Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla e Gino Severini sono solo alcuni dei grandi maestri del periodo futurista esposti nella galleria, che segue 2 racconti paralleli: da un lato la parete principale, che testimonia le sperimentazioni pittoriche intorno a temi tipici prediletti dai futuristi, come i soggetti di vita urbana, la bellezza del movimento e della macchina, l'entusiasmo patriottico; dall'altro le opere negli spazi tra le colonne raccontano la pittura e la scultura futuriste attraverso soggetti tradizionali come la figura e la natura morta. Infine la sala si chiude con il celebre bronzo boccioniano, che sfida i limiti di pesantezza e staticità della materia attraverso la celebrazione del moto. Tra le nuove opere presenti nella galleria, i 4 dipinti provenienti dalla collezione Antonini Pasquinelli, esposti nel museo per la prima volta: il Crepuscolo di Umberto Boccioni, Paesaggio toscano di Severini, il celebre Velocità d'automobile più luci di Giacomo Balla e un ritratto di Mario Sironi dal nome Figura. L'apertura della galleria è l'unica opera non futurista, è un'opera divisionista di Umberto Boccioni, che è la donazione della recentissima donazione Antonini, e questa è una periferia di Milano. Perché appunto questo è l'omaggio a Milano, questo è il segno anche
perché il futurismo è nato a Milano e quindi c'è questa prima opera che è come un omaggio, come una contestualizzazione, e poi si parte con la grande stagione futurista da Boccioni a Balla, Severini, tutti i firmatari dei manifesti futuristi. Siamo in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè, che ringraziamo per la sua disponibilità. La prima domanda è proprio sul ruolo che ha svolto negli ultimi 5 anni. Il ruolo del Presidente dell'Aula di Palazzo Marino è un ruolo un po' più nascosto rispetto magari a un assessorato, ma diciamo molto importante per la vita politica della città. Che cosa ha significato per lei svolgere questo ruolo negli ultimi 5 anni? Beh, è stato un grande onore, una grande responsabilità, perché l'assemblea del Consiglio Comunale è l'assemblea rappresentativa della città, quindi ho avuto l'onore e il compito di guidare l'aula più importante della rappresentanza dei cittadini di Milano. Due sono le cose, diciamo, fondamentali. La prima, garantire che il luogo del Consiglio Comunale fosse un luogo di confronto, di dibattito, nel rispetto delle posizioni, delle diverse anche culture politiche e dei diversi ruoli e compiti. La maggioranza, che ha il compito di alla fine decidere, perché poi verrà valutata alla fine del mandato sulla base delle cose che ha deciso, che ha fatto, e l'opposizione, che ha il compito di vigilare e controllare, quindi tutelare le ragioni di chi deve decidere e approvare le proprie proposte e chi deve invece controllare e magari provare a modificare le proposte fatte dalla maggioranza è un compito di assoluta responsabilità, non facile, perché poi gli arbitri, quando fanno bene il loro mestiere, a volte scontentano entrambe le parti, quindi mi è toccato a volte scontentare entrambi. Il secondo compito è di rappresentanza, perché rappresentare il Consiglio Comunale, quindi incontrare la città a nome del Consiglio Comunale, partecipare alla vita civile e sociale della città, è stata una cosa di grandissimo interesse, perché ho incontrato mondi interessantissimi, persone molto interessanti e ho imparato tantissime cose. In 5 anni i toni all'interno dell'aula non sempre sono stati calmi e pacati, ci sono stati momenti in cui i toni si sono decisamente alzati, si sono sfiorate anche alcune risse, quasi venute alle mani in aula. C'è tra questi episodi uno che si ricorda particolarmente bene? Ma io ho fatto 2 consigliature, questa secondo me è stata più tranquilla di quella precedente. In quella precedente erano volati pacchi di emendamenti, era stata molto più calda e più muscolare, consentitemi questa espressione. Questa volta ci sono stati dei picchi di tensione, io credo che non c'è stato un momento particolare. Forse la cosa che mi ha colpito di più negativamente è la mancanza di rispetto per l'avversario politico, nel senso che ci può stare la diversità profonda di opinioni, radicale, differenze di opinioni, anche lo scontro politico duro, ma mancare di rispetto personalmente alle persone, lo scherno, l'insulto, ecco, queste cose sono davvero deteriori e purtroppo sono avvenute. Parlando sempre di episodi, di momenti, le chiedo allora qual è il momento più significativo di questa consigliatura da Presidente del Consiglio dell'Aula? Senza dubbio la visita del Presidente Mattarella durante il 50° di Piazza Fontana. È stata la prima volta di un Presidente della Repubblica il 12 dicembre a Milano e il Presidente Mattarella ha scelto di passarlo a Palazzo Marino, quindi nella casa dei milanesi. Per me è stato un grande onore accoglierlo e, insieme ai familiari delle vittime, alle autorità presenti, ai consiglieri, ai rappresentanti delle varie associazioni che abbiamo invitato, poter svolgere in maniera così solenne quel momento di ricordo su una pagina tragica e importantissima della storia della nostra città. Ecco, Piazza Fontana, così come altri elementi, sono tasselli fondamentali della memoria, che è un tema che lei ha sviluppato molto in questi ultimi 5 anni e non solo. Perché il tema della memoria e della testimonianza è così importante per Milano? Sì, è vero, ho prestato moltissima attenzione a questo tema, perché penso che il futuro della città, ma anche il presente, la nostra identità, chi siamo come comunità, come città, dipende molto dal rapporto con il nostro passato. Allora io ho cercato di lavorare per una memoria non retorica, non come adempimento dovuto, ma cercando di renderla viva, attivando, passatemi questa espressione, un dispositivo di memoria che interrogasse sull'oggi. Ho cercato di farlo tantissimo con i ragazzi, con le ragazze delle scuole, ma con la
cittadinanza attiva con le persone per coinvolgere in un percorso di memoria che fosse denso di significato e di valori, a cominciare dalle stragi di mafia, a cominciare da Piazza Fontana e gli anni del terrorismo, gli esempi positivi di chi ha fatto delle scelte coraggiose e ha contribuito al progresso della nostra convivenza civile. Sono tanti i momenti su cui abbiamo lavorato, tantissimi gli incontri, e penso che bisogna andare avanti in questa direzione. Ecco, dal passato, dagli ultimi 5 anni, passiamo ora invece all'attualità, all'oggi e un po' anche al futuro. Le ultime elezioni l'hanno vista come uno dei più votati di tutta la tornata elettorale, oltre 2500 preferenze. È impossibile non chiedersi come sia possibile che il Presidente del Consiglio, che dicevamo un ruolo un po' più nascosto, sia andato molto meglio rispetto anche ad alcuni assessori che magari hanno svolto ruoli di primo piano per 5 o addirittura 10 anni. Come si spiega questa riconoscenza da parte dei milanesi? Sono sorpreso positivamente, nel senso che mi ha fatto molto piacere ed è stata una grandissima attestazione di fiducia. Io credo che l'elemento vincente della mia campagna elettorale è stato quello di aver attivato tantissime persone che hanno davvero investito anche affettivamente sulla mia campagna elettorale, hanno creduto che potesse essere utile per Milano e hanno convinto tantissime persone a votarmi, quindi è stata una campagna in cui si è innescato un meccanismo di passaparola virtuoso. Io penso che come Presidente del Consiglio Comunale mi sono impegnato molto per svolgere questa funzione con serietà, senza effetti speciali, con sobrietà, con rigore, e penso che queste cose sono state apprezzate. A volte si pensa che la sparata che fa uscire il titolo sul giornale paghi di più, io invece penso che in questo momento i cittadini chiedano molta serietà. Io ho cercato di essere serio, spero non grigio, ma serio, passatemi questa battuta, perché penso che in questo momento storico in cui il dibattito politico è spesso così inadeguato, la serietà sia davvero una necessità, una cosa che i cittadini chiedono a chi è chiamato a governarli. Grande successo per il primo anno di formazione e attività clinica della Scuola di Formazione in Chirurgia Robotica della Statale di Milano e dell'Ospedale San Paolo. 200 interventi ad alta complessità che diventeranno circa 300 a fine 2021. Tecnologia e professionisti sono il nostro leitmotiv. Ci muoviamo su questo filone per il rilancio degli ospedali pubblici in una Milano che ha un'offerta incredibile di servizi. Abbiamo bisogno quindi di professionisti e di tecnologie per continuare a crescere. La scuola è partita bene sia dal punto di vista della formazione, che è quello che ovviamente interessa maggiormente la componente universitaria, quindi didattica e formazione, ma anche per quello che riguarda l'attività assistenziale, perché sono stati realizzati molti interventi. L'offerta formativa per il nuovo anno accademico sarà allargata agli studenti del corso di laurea in medicina con corsi professionalizzanti, internati e seminari dedicati. E sono 50 gli specializzandi che con diverse modalità potranno accedere alla scuola di formazione, oltre ai discenti provenienti da università di altre regioni italiane ed europee. 2021-22 è l'anno della ripartenza. La parte clinica è già ampiamente ripartita perché ormai stiamo operando a pieno ritmo, e invece partirà anche la parte didattica, soprattutto per gli studenti dell'università che nell'anno precedente non hanno potuto venire in ospedale e quindi hanno perso quella parte professionalizzante che è una parte importantissima della scuola di medicina e chirurgia. Il termine robot in realtà è improprio, non c'è nulla di automatizzato in questo momento, parliamo di un sistema, di un servosistema che ci aiuta a essere più precisi, ma è uno strumento che noi dobbiamo gestire, quindi il fattore umano è ancora assolutamente determinante. Il sistema tecnologicamente avanzato ci consente di rendere più riproducibile una procedura, renderla più sicura e più efficace, soprattutto in termini oncologici e funzionali.
ci sono alcuni edifici che sono destinati a entrare nell'immaginario collettivo come simboli di una città, il Duomo, i grattacieli di Porta Nuova, la stazione centrale, vere e proprie icone del nostro tempo e di quelli passati. Ci sono invece palazzi, magari semplici edifici residenziali, che non sono destinati a finire sulle brochure turistiche, ma che hanno contribuito allo sviluppo della città che oggi conosciamo, sia modificando direttamente il suo tessuto, sia ispirando successive forme architettoniche. È il caso di alcune opere di Pietro Lingeri, architetto esponente del movimento razionalista italiano tra gli anni 20 e gli anni 60 del Novecento. A lui e alle sue creazioni, la Triennale di Milano tributa la mostra Pietro Lingeri, astrazione e costruzione, uno speciale percorso espositivo sviluppato nell'ambito della digitalizzazione delle migliaia di disegni, schizzi, fotografie e modelli dell'archivio Lingeri. Il progetto nasce da un'idea di Triennale di digitalizzare l'archivio Lingeri, quindi un'operazione che cerca di passare da un archivio fisico, cartaceo, fatto di migliaia di disegni straordinari, fotografie storiche e altri documenti, trasferirlo in una dimensione digitale, virtuale, accessibile a tutti sul sito di Triennale. Paradossalmente però proprio il lavoro sul digitale ci ha spinto, ci ha costretto, ci ha stimolato a una movimentazione di questi materiali e quindi un'azione sul assolutamente materiale e quindi in mostra abbiamo portato una fetta di questo archivio in modo tale da anche stimolare ulteriori studi su questa figura importante per l'architettura del Novecento italiano. Pietro Lingeri era un professionista straordinario, direi ostinato nel portare avanti da un lato quella ricerca figurativa, quella ricerca geometrica, compositiva che appunto si vede nell'astrazione dei suoi progetti e anche nella straordinaria qualità dei suoi disegni fatti a mano, da un lato, ma dall'altro aveva un pragmatismo, proprio una sapienza, una perizia costruttiva straordinaria che gli ha permesso di realizzare dei cantieri anche molto complessi, di muoversi anche nelle ansie, nei meandri dei regolamenti edilizi milanesi e non soltanto. Per cui c'è questo connubio di astrazione e costruzione, che poi è il titolo della mostra, e quindi ci fa vedere la professione dell'architetto da diversi punti di vista e come sono riusciti a creare degli episodi veramente importanti per la città di Milano e non soltanto. Ad inaugurare la mostra era presente anche la nipote del grande architetto. Com'era il nonno? Il nonno era una persona positivissima, straordinaria, io l'ho amato tantissimo, sono vissuta con lui perché mio papà era sempre malato, quindi sono stata tanto qui. E quindi all'inizio è stato proprio una rielaborazione del lutto della sua perdita, occuparmi delle sue cose. E poi è diventata una passione, però è iniziata come proprio una... Così, c'era questa grande perdita e dovevo fare qualcosa per non essere triste. È iniziata molto, come tante cose, un po' per caso. E poi sono 30 anni e alla fine i disegni sono tantissimi, perché sono, come ho detto prima, 4.500. Inventariarli tutti è stato un lavoro molto lungo e la scansione ovviamente è solo parziale, ma poi in seguito ci auguriamo di poter fare anche una cosa più estesa. Siccome l'archivio consta di 4.500 disegni ed è un archivio privato, per me è molto, sono 30 anni a cui dedico il mercoledì pomeriggio, per me è molto difficile ricevere tutti gli studenti che mi chiedono di vedere i disegni. E il fatto che molti siano stati digitalizzati e messi sul sito della Triennale mi fa molto piacere, perché quelli che non riescono ad avere l'appuntamento possono comunque fruire di questa cosa. Alcuni edifici progettati da Lingeri, spesso in collaborazione con Giuseppe Terragni, sono ancora lì a scrutare le vie di Milano dall'alto e a ricordarci che la grande architettura non per forza sta negli edifici più iconici, condomini per famiglie comuni o addirittura grandi complessi di case popolari come il quartiere Cutiotto. Con i suoi progetti, Lingeri ci ricorda che l'architettura deve sempre pensare alla funzione per cui un edificio viene costruito e alle persone che vi devono vivere o lavorare, senza per questo smarrire il senso dell'armonia e dell'estetica. Ci sono tante cose che si possono riprendere, il rapporto con la natura, per la natura, l'idea di città, l'idea di dare una casa molto confortevole,
a tutti. Ci sono queste case della Vedemecost, sono dei villaggi operai dove già nel 30 lui aveva inserito gli asili, i locali per le madri per poter allattare, tante cose. Cioè, è un messaggio che la vita vale la pena di essere vissuta, secondo me. In tutte le sue opere io vedo questa grandissima gioia di vivere. Anche per questo, accanto ai disegni di Lingeri, compaiono alcune opere recenti e significative come un modello della Fondazione Feltrinelli, un modo per ricordare che ogni traccia del passato si stratifica nella nostra società e nel nostro immaginario, influenzando la fase successiva in un virtuoso processo di contaminazione. La saracinesca di un negozio, un proiettore e solo film che hanno fatto la storia del cinema italiano dagli anni 50 ai 90 si chiama Cinema di strada ed è l'idea di un ragazzo milanese di 23 anni, Lorenzo Agliata Nobili, che nella via sotto casa ha deciso di allestire proiezioni periodiche di pellicole cult per ritrovare il gusto di stare in compagnia. È nato in maniera veramente genuina e quasi dal nulla. Io semplicemente volevo che i miei amici si informassero un po' sul cinema di quegli anni e che si facessero un po' di cultura cinematografica, sulla commedia in particolare, sui film che hanno fatto la storia, quelli di Monicelli, Risi, Il Grande Sordi. Perché in strada? Perché è dove ci incontriamo sempre, perché è aperto a tutti e finalmente dopo questi anni di chiusure possiamo stare insieme di nuovo all'aperto e chiacchierare, rincontrarci. Inoltre non serve il Green Pass ed è gratis. Attraverso una pagina Instagram Lorenzo comunica ai suoi follower ora, giorno e il titolo del film, Il Marchese del Grillo, Amici miei, I Nuovi Mostri, L'Armata Brancaleone e con l'ultima proiezione Il Tassinaro. Quando abbiamo iniziato eravamo giusto qualche amico, 3 o 4, e il primo film che proiettai è stato il Marchese del Grillo, che è piaciuto a tutti, e l'idea poi si è divulgata sui social e pian piano sta crescendo, siamo sempre di più. I miei amici sono più entusiasti di me, praticamente mi spingono a fare sempre più proiezioni, ma purtroppo non c'ho tutto il tempo del mondo. Amici di vecchia data o semplicemente curiosi che decidono di sedersi all'ultimo per seguire il film, il Cinema di strada di Lorenzo è anche l'occasione per gustare in compagnia dei capolavori cinematografici del passato che le nuove generazioni altrimenti non vedrebbero da sole. Noi da sole a casa non li avremmo mai potuti vedere da sole, perché comunque sono film impegnativi, di cinema italiano, vecchi, che da sole a casa magari non avresti la concentrazione per guardarli. Invece insieme, in compagnia, è un ambiente completamente diverso e ti stimola anche l'attenzione per guardare film del genere. Sono film di cui ho sempre sentito parlare, molto conosciuti, ma che non avevo mai visto. Per me è anche un'occasione perfetta per farmi un po' di cultura cinematografica italiana. E quindi niente, poi in compagnia con dei tuoi amici, bellissimo. Il cinema diventa così un'occasione per conoscersi, divertirsi e stare insieme, e chissà mai che un giorno l'idea di Lorenzo si possa replicare anche in altri quartieri di Milano. Il progetto per il futuro è sicuramente arrivare a proiettare in più zone a Milano, ovviamente non io perché non posso sdoppiarmi. Mi piacerebbe se i ragazzi delle altre zone appassionati di cinema prendessero ispirazione la mia iniziativa per proiettare anche loro dei film che gli piacciono nelle loro zone, in modo da creare una sorta di cinema enorme all'aperto dove uno può scegliere in che zona andare in base al genere di film che si proietta. E anche per questa settimana siamo giunti al termine della nostra puntata di Milano Capitale. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi e ricordarvi che per ogni segnalazione potete inviare un'email all'indirizzo redazionemilano@milanopavia.tv. Per oggi è davvero tutto, ci vediamo la prossima settimana.